avvicinato alla musica classica fin da quando ero bambino. Infatti i miei nonni provengono dalla città di Vilna, che era uno dei centri principali dell'ebraismo est-europeo. Per cui fin da bambino suonavo il repertorio inglese. Ma la mia grande passione per questa musica è nata grazie a una musicassetta che mi fu regalata per il mio bar mitzvah. Era una registrazione di un famoso clarinettista klezmer israeliano. Io mi innamorai di quella musica e cominciai a studiarla e riascoltare quella cassetta. Nato a Tel Aviv, fiorentino d'adozione, Amit Arieli a soli 28 anni gode già di una fama internazionale. Con il progetto New Old Klezmer gira l'Italia in lungo e in largo. Oggi a Villaggio Labrocchi, sulle dolci colline della Toscana, propone il repertorio del nuovo disco, fatto di musica tradizionale, ma anche dell'elemento essenziale del klezmer contemporaneo, la contaminazione. Siamo divertiti a stravolgere questi temi e appunto ripresentarli in questa nuova veste. Io in particolare vengo dall'improvvisazione, ma nonostante tutto ci siamo conosciuti in conservatorio, e questo doppio binario di esperienze, quindi da una parte la musica scritta, la musica che deve essere sempre uguale a se stessa, ecco, e dall'altra invece una musica che cambia e cambia ogni momento. Alla chitarra Luciano Cifariello, Vieri Bugli al violino, Matteo Parlanti alle percussioni. I New Old Klezmer hanno forti radici jazzistiche. Arieli ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della European Association for Jewish Culture e vive tra l'Europa e gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ho trovato un ambiente musicale molto vivo, molto interessante. E oltre a dedicarmi all'insegnamento, alla musica classica, ho avuto la fortuna di collaborare con musicisti di formazione jazz, ma ho avuto soprattutto la fortuna di poter proporre la mia musica, il klezmer, più che altro le composizioni originali, per un pubblico nuovo, un pubblico che è molto aperto e che apprezza molto le novità. Ci piacerebbe portare la nostra esperienza, allargare un pochino i confini della nostra musica, e per cui proporre, oltre che la musica ebraica, integrare anche musica di altre culture. Abbiamo da poco cominciato una collaborazione con altri musicisti che comprendono la musica zingara, che come dicevo prima nel concerto ha molto in comune con la musica ebraica, e anche la musica islamica molto in comune con quella ebraica, dunque ci piacerebbe fare un progetto che comprende tutte queste culture.